Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla nona lezione della Siena Advanced School on Sustainable Development, una scuola basata sui temi dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030, che ha una particolare attenzione al tema delle trasformazioni, le trasformazioni necessarie per i sistemi complessi della nostra società per allinearsi ai principi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. È con particolare piacere che questa sera do il benvenuto a tutti coloro che ci seguono questo evento via streaming e unitamente a loro anche a tutti i partecipanti alla Siena Advanced School Sustainable Development del 2020. Che sono più di 40 candidati selezionati con alto profilo, appartenenti al mondo della ricerca, al mondo della scuola, al mondo delle istituzioni e di enti pubblici ed anche provenienti dal settore privato. L'obiettivo di questa scuola non è solo offrire agli studenti un percorso didattico che li porti a seguire delle lezioni frontali, ma anche quello di chiedere agli stessi che si impegnino a portare avanti, a pensare, ideare e sviluppare dei progetti innovativi, ognuno nei vari settori degli argomenti che la scuola affronta. È con piacere che stasera do il benvenuto all'ospite di questa lezione, professor Roberto Cingolani, che è già stato direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, attualmente Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo. Prego tutti i nostri studenti di silenziare i microfoni e le relative camere, e al momento che il professore avrà terminato la propria lezione, sarà come di consueto possibile intervenire e aprire una discussione con il professor Cingolani e fare domande. Professore, a lei la parola, grazie mille per questa disponibilità e a lei il microfono. Buona lezione. Può attivare il microfono, professore, le Mi è chiederei di... Perfetto. arrivato, sì, adesso mi è arrivato il messaggio. Io purtroppo sono in full screen, quindi vedo solo la presentazione. Bene. Grazie a tutti, grazie per questo invito e buonasera. Mi spiace di non potervi vedere di persona, ma casomai più tardi sarà possibile. Allora, l'obiettivo della discussione di oggi è di mettere insieme il concetto di sostenibilità e il concetto di tecnologia. Sono in realtà due ambiti molto correlati. Ma solo di recente ci si è resi conto di quanto sia importante non solo un'analisi, una capacità tecnologica, ma anche una capacità di previsione, un foresight di natura tecnologica per cercare di migliorare situazioni che non sono oggettivamente sotto controllo. Vorrei cominciare con una brevissima storia della tecnologia. È un taglio un po' particolare quello che vorrei condividere con voi stasera, perché studiando questi problemi mi sono reso conto che c'è un contenuto di storia veramente molto rilevante che fa capire molto cosa è successo. Allora, guardate, questo è un asse degli anni, 0 e oggi, 18.000 sono 18.000 anni fa. Il ritmo del progresso si è sviluppato in questo modo. Sapiens, quando ha cominciato a capire come funzionavano le cose, ha cominciato innanzitutto a essere un uomo di manifattura, a costruire strumenti che potessero aumentare le sue prestazioni. All'incirca il primo oggetto tecnologico fatto da Sapiens è una scodella rinvenuta in Giappone 16.000 anni fa, che prevede che ci sia stata dello studio, una forma di manifattura. Si è sviluppata a partire da circa 7.000 anni fa la scienza dei materiali, i trasporti da 5.000, prima sui rulli, sui tronchi, poi sulle ruote, la medicina con lo studio del corpo umano, la matematica con l'introduzione dei numeri, l'astronomia, la geografia, le armi e poi, vedete sempre più recentemente, le cosiddette scienze moderne, fisica, farmacia, botanica, biologia, chimica, information technology.
diciamo, la vita, la storia di Sapiens fosse una giornata, in realtà le cose più rilevanti sarebbero successe negli ultimi 20 minuti. Io qui ho sintetizzato in maniera un po' drastica, no? L'alba della scienza da 14.000 anni prima di Cristo a 1.500 anni dopo Cristo, Rinascimento e Illuminismo per un paio di secoli, Rivoluzione industriale, età dell'atomo, sono gli 80 anni, diciamo, del XX secolo, e età digitale. Ora, per quanto questo sia molto rude come schema, però vi fa capire che non è successo quasi nulla per sostanzialmente 16.000 anni. Poi all'improvviso è successo qualcosa. Sovrappongo al grafico, questo grafico un po' così qualitativo della sfida di Sapiens verso la sua supremazia sulla Terra, sovrappongo a questo grafico l'andamento della popolazione terrestre. Guarda un po', ma proprio nel momento in cui tutti questi periodi di costruzione del progresso partivano ed evolvevano, evolveva anche il numero di Sapiens. Non è successo nulla per migliaia di anni, eravamo meno di 1 miliardo e in pochissimo tempo c'è stata questa crescita esponenziale. I motori di interesse di Sapiens per fare queste cose sono stati diversi. Ovviamente all'inizio Sapiens voleva ripararsi, voleva una casa, voleva difendersi, voleva degli strumenti per essere più forte, più veloce, più capace. Poi quando ha cominciato ad avere queste capability, quindi Sapiens è l'unico essere vivente che fa in qualche modo augmented performances, no? Da quando esiste cerca di aumentare le sue prestazioni. Qualche primate sa usare la leva o la pietra per rompere la noce, ma non si è mosso da lì per migliaia di anni. Noi in relativamente brevissimo tempo abbiamo aumentato le nostre prestazioni fisiche innanzitutto. A quel punto si è creata una società perché ci muovevamo più in fretta e quindi è iniziato il commercio, lo scambio, ma anche la protezione dei più deboli o delle persone amate, quindi i bambini, le persone a cui ci stavano a cuore, e quindi da qui è nata la medicina, lo studio dei trasporti sempre più avanzati. A quel punto Sapiens ha cominciato a interessarsi a qualcosa di metafisico, religione e accountability. L'accountability, da quando nascono i numeri, le prime forme geometriche per calcolare le aree, la produzione, i costi, e quindi nasceva una forma di contabilità, e la religione perché si guardava al cielo come il massimo dei sistemi per capire cosa sarebbe successo. In realtà tutto quello che succede dopo è pura curiosità o è puro senso del predominio, perché in realtà Sapiens ha fatto una cosa molto interessante. Nei suoi 16.000 anni di aumento delle prestazioni, queste sono le stesse aree che vi ho disegnato prima. Ha creato dei cosiddetti game changer. Perdonatemi un po' l'irruenza della frase, ma altro che internet. Se voi pensate che è stato 4-5 mila anni fa, 4 mila anni fa, fare il mattone che nasceva da una fanghiglia con del limo di fiume e della paglia, prima essiccato e poi cotto, il mattone ha consentito di fare scale, di spianare strade accidentate, di fare muraglioni, case, forni, quindi di aumentare la manifattura. Il game changer, che oggi per noi è una cosa scontata, il mattone, ha cambiato la vita di Sapiens, allungando la sua esistenza, riparandolo, permettendogli di fare produzioni in grandi serie di cibo e di manufatti, grazie ai forni, di creare bastioni per difendersi. Insomma, ce ne sono tanti di game changer. E se guardiamo, non so, nel periodo del Rinascimento e dell'Illuminismo, pensate quanto è stato importante studiare la vita microscopica con queste lenti che consentivano di vedere i primi virus, o semplicemente iniziare a scoprire il magnetismo e da lì creare la bussola che poi consentiva di navigare nei mari e di fare viaggi altrimenti impossibili. Più di recente pensate cos'è stata l'elettricità, pensate cos'è stata la batteria o anche semplicemente il cemento e le tecniche di costruzioni moderne. L'era atomica, chimica, meccanica quantistica, atomi, fusione e fissione, tecnologia dello spazio, e in un istante di tempo di questa giornata dei 18.000 anni, da quando Sapiens ha cominciato a muovere i primi passi, veramente un istante, gli ultimi decenni, questa era digitale in cui per la prima volta Sapiens si è trovato a creare delle tecnologie che evolvono molte volte nell'ambito di una sua vita lavorativa. Sino a pochi decenni fa, qualunque tecnologia impiegava 30, 40, 50 anni a diventare diffusa. Il telefono, tutto sommato, scoperto a fine dell'Ottocento, impiegò 40 anni a raggiungere un quarto delle case degli americani. E
E quindi in 40 anni il giovane che aveva visto il telefono quando cominciava a lavorare era andato in pensione, il sistema si era adeguato, il sistema del commercio, il sistema del sociale, della pubblica amministrazione, le abitazioni, la scuola. Il web ci hanno messi 15, quindi cominciamo a fare un altro conto. Sapiens ha una sfida, anch'essa di grande, è un grande problema a livello di sostenibilità, perché Sapiens in questo momento, in una vita lavorativa, vede partire 3-4 game changer e non riesce ad adeguarsi al ritmo della sua stessa tecnologia. Qui ci sarebbe da discutere il fatto che solo da pochi decenni Sapiens ha cominciato a tirar fuori delle tecnologie che non aumentano le sue performance fisiche, ma cominciano ad aumentare le performance mentali, che è una cosa ancora più complessa. Ne parleremo più tardi. Allora, con questo cammino, un'analisi dei pro e dei contro su una base di qualche, insomma, 15-16 millenni si può già cominciare a fare. Allora, qui vi riporto dal 2100 a.C. ad oggi la popolazione del pianeta. Quello che è successo è che negli ultimi 50-60 anni la popolazione è cresciuta più che negli ultimi 5.000, e grazie a tutti questi game changer, grazie a questo sviluppo portentoso che Sapiens è riuscito a fare, l'aspettativa di vita in poco più di 2 secoli è andata da 40 a 80 anni, quella media, perché poi sapete che purtroppo non è equamente distribuita. Ma cosa ha fatto Sapiens per ottenere questo risultato tutto sommato fenomenale e molto positivo? Ha modificato il suo ecosistema. È l'unico animale, è l'unica specie vivente che non si adatta all'ecosistema, ma lo modifica per migliorare le sue prestazioni. I risultati sono due. Alcuni li vedremo dopo con più calma, ma è chiaro che se io decido che mangio solamente riso e grano, delle circa 300.000 specie vegetali del pianeta, decido che il 90% deve essere grano e riso, che so. E sto facendo una mutazione pazzesca dell'ecosistema che nessun altro animale fa. Quindi per crescere, per continuare per perseverare la specie, per essere sempre più forte, Sapiens modifica l'ecosistema. Nessun altro lo fa. Questo riesce a farlo perché ha sviluppato queste tecnologie che gli consentono di fare cose impossibili agli altri animali. In questo modo la sua vita si è allungata moltissimo. Oggi noi siamo 7,7 miliardi, il nostro pianeta è programmato per contenere mediamente 3 miliardi di Sapiens. Quindi questo è, diciamo, è un pro e un contro. È vero che è bellissimo allungare la vita, ma è altrettanto vero che se poi siamo tanti c'è un problema di integrale delle risorse a cui possiamo accedere. E qui la tecnologia cosa fa? Dopo aver consentito questo sbilanciamento, quindi la tecnologia nella prima fase ha consentito di allungare la vita, viva la tecnologia. Poi, per via di questi risultati, il sistema è stato messo a repentaglio, è meno sostenibile. Allora adesso si chiede alla tecnologia qualche soluzione per mitigare questo problema di sostenibilità. Il risultato è evidente, l'abbiamo visto tante volte nella storia, la tecnologia mette delle pezze. L'importante è che la pezza che viene messa per risolvere un problema non crei problemi a sua volta che sono persino superiori di quelli che sono stati appena riparati. E questo è un po' il compromesso su cui noi dobbiamo muoverci in ambito scientifico e tecnologico per garantire che questo succeda. Ma se andiamo a vedere questa slide che vi ho appena messo sullo schermo, ecco, qui succede una cosa molto interessante. La linea blu che vedete, dal 16.000 a.C. al 2000 e qualcosa, diciamo, fa vedere sostanzialmente il numero di game changer. La sorgente di questo grafico è stata elaborata da un grandissimo libro che ripercorre tutte le grandi invenzioni scoperte della scienza, veramente partendo dalla preistoria ad oggi, lavoro molto corposo e faticoso con una certa indeterminazione, però quello che vedete chiaramente è che nei primi millenni sì, c'era il mattone, poi c'era la ruota, poi casomai c'era la vela, c'era, diciamo, una grande invenzione che rivoluzionava i costumi di Sapiens ogni millennio, ogni qualche secolo. Negli ultimi tempi il ritmo del progresso è cresciuto moltissimo, siamo arrivati a un centinaio di invenzioni nel Rinascimento e nell'Illuminismo, e siamo arrivati ad oggi dove il susseguirsi è altissimo. Guardate un po' che il diagramma del progresso, il diagramma delle invenzioni tecnologiche va di pari passo al diagramma della presenza di Sapiens sul nostro pianeta. Questa è una doppia implicazione. È chiaro che migliorando la nostra vita noi siamo di più, moriamo di meno e riusciamo a rimanere sul pianeta più a lungo. Ma soprattutto c'è un'altra interessante osservazione. Oggi voi sentite parlare di intelligenza artificiale.
Sapete, un essere umano ha un cervello che fa equivalente, se fosse equivalente a un computer, equivarrebbe all'incirca a 10 alla 18 operazioni binarie al secondo. 10 alla 18 per i non tecnici è un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Se voi moltiplicate per il numero di sapiens sul pianeta, assumendo che più o meno abbiano tutti la stessa intelligenza, e su questo lascio a voi l'ironia, l'intelligenza globale di Sapiens equivale a 10 quadrilioni di operazioni al secondo. E siccome questa intelligenza dipende dal numero di Sapiens, assumendo che abbiamo tutti la stessa capacità, voi capite bene che aumentando il numero di Sapiens aumenta l'intelligenza collettiva e quindi aumenta la potenza tecnologica con cui Sapiens continua a replicarsi, a vivere e, avendo adesso terminato il pianeta, perché l'abbiamo visitato tutto, stiamo cominciando a guardare fuori perché da sempre Sapiens è nomade. Se ne va da una valle a un'altra valle, poi un altro paese, poi un altro continente. Abbiamo occupato tutto l'occupabile, stiamo guardando fuori. 100, 200 anni, forse 300, cominceremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, andremo da qualche altra parte e ci inseriremo. Oggi si parla di artificial intelligence, che invece è un prodotto, diciamo, artificiale, algoritmico, non è un'intelligenza biologica. Beh, oggi l'artificial intelligence globale, sul pianeta equivale a 10 trilioni, quindi ancora adesso l'intelligenza artificiale come potenza di calcolo bruta è circa 1 milione di volte inferiore a quella della somma di tutti gli umani. Il problema è che l'intelligenza artificiale la possiamo far andare in verticale allineata su un problema. Gli umani raramente sono tutti d'accordo, quindi anche se abbiamo quadrilioni di global intelligence, di operazioni al secondo di global intelligence naturale, raramente questi lavorano in sinergia, ma questo è un altro aspetto, è più sociologico. Il terzo elemento di questa rivoluzione è che grazie alla combinazione di questa intelligenza artificiale, di questa intelligenza globale degli umani, noi produciamo 2 quintilioni di dati al giorno. So che queste unità di misura sono anomale, perché uno non sente, forse il trilione è ancora, i 1.000 miliardi, ma quando si parla di quadrilioni, quintilioni, sono numeri pazzeschi. Qua siamo a livello di 10 alla 30 dati giornalmente prodotti. Ora, perché volevo condividere con voi questi numeri? Perché alla fine il paradosso del progresso è un po' questo. Il progresso è caratteristica unica dell'essere umano e in realtà genera 3 grandi debiti. L'essere umano è l'unico essere che progredisca perlomeno con una certa rapidità, vive più a lungo, ma mette sotto scacco, a sfida la sostenibilità sociale e crea il debito economico. Questo è quello che conosciamo meglio. Aumenta le sue prestazioni fisiche, perché mangia meglio, si muove di più, può fare un sacco di cose, può costruire, urbanizzare, aumenta le sue prestazioni fisiche, ma crea un debito ambientale. E questo è quello di cui si parla adesso prevalentemente, in materia di sostenibilità. Però attenzione, perché adesso abbiamo aumentato anche le nostre performance sociali, nel senso che, il sistema digitale ci consente di comunicare molto rapidamente, di aumentare le nostre capacità mentali in termini di memoria e di previsione e di calcolo, e questo adesso sta creando un terzo debito, che è il debito cognitivo. Non parleremo oggi del debito cognitivo, ma vedrete che nei prossimi anni questa cosa sarà sempre più importante. Il debito cognitivo è l'equivalente del debito ambientale che noi stiamo facendo nell'infosfera. Esiste un'ecologia dell'ecosistema, ma esiste un'ecologia della mente. E il modello digitale che stiamo sviluppando non è sostenibile per l'ecologia della mente. Oggi è prematuro per parlarne, ma vedrete che fra breve se ne parlerà. Allora, se questa è un po' la picture, a metà strada fra la storia e diciamo la proiezione sociologica di Sapiens sul sistema in cui vive, possiamo azzardare una definizione. In fondo, Sapiens, rispetto alle specie animali, è un alieno. Non rispetta l'ecosistema, si comporta come un parassita. Il parassita in biologia è un animale, è un'entità che consuma senza compensare. Quali sono i nostri esempi tipici per farvi capire che questo non è un insulto, è una considerazione, una constatazione da cui partono però poi le basi dei nostri problemi di sostenibilità. Noi abbiamo un impatto, abbiamo abbattuto fortemente la biodiversità. Abbiamo generato una serie di problemi assolutamente nuovi, per esempio delle malattie che dipendono dalle mutate condizioni ambientali. Abbiamo creato un livello di inquinamento non naturale, non biorganico, di tipo irreversibile. Abbiamo creato delle nuove patologie che sono correlate al cibo. Abbiamo sbagliato
il management delle risorse idriche, abbiamo indotto dei cambiamenti climatici e per darvi un'idea di come queste non siano affermazioni astratte, ma ci sono dei numeri che sono abbastanza sconcertanti, vi voglio condividere con voi alcuni esempi. Guardate, se voi prendete un essere vivente e lo disidratate, sapete che un uomo è fatto 70-75% di acqua, no? Siccome l'acqua varia in quantità da essere vivente a essere vivente, si fa una classificazione che è, diciamo, la massa di carbonio, cioè si suppone di deidratare qualunque essere vivente e tolta l'acqua a vedere il peso. Quindi io, invece di essere i miei 85 kg, se levassi i miei 65-70 di acqua, ne rimarrebbero 15. Bene, la massa totale di esseri umani, in questo momento, la massa totale, la chiamiamo di carbonio, cioè la massa secca, è circa 300 milioni di tonnellate sul pianeta. La massa totale di animali da allevamento è 700 milioni di tonnellate. A questo punto vi interesserà sapere che tutti gli altri animali, quelli che chiamiamo selvaggi, rappresentano 100 milioni di tonnellate. Oh, vi ricordo che noi ogni anno produciamo 300 milioni di tonnellate di plastica. Guardate, questi quattro numeri sono veramente impressionanti. Cioè, tenete conto che siccome noi non ci adattiamo, e vogliamo solo il meglio per Sapiens, è per questo che viviamo più a lungo, siamo la specie dominante. Abbiamo deciso che di 270.000 specie vegetali, di cui 10.000 sarebbero commestibili, 30 sono quelle che dobbiamo coltivare intensivamente. E queste rappresentano ormai il 90% dell'agricoltura, che richiede il 60% dell'acqua, perché altrimenti non crescerebbero con questa intensità. Questo perché noi non mangiamo il cardo, l'ortica, la quercia, non ci piace. Se guardiamo le specie animali, sono più di 1 milione le specie animali, compresi gli insetti. Abbiamo deciso che sono 13 quelle che mangiamo. È inutile che ve le elenco, le conoscete meglio di me. E queste rappresentano il 90% degli animali d'allevamento, che producono il 20% del gas serra, per una questione di alimentazione specifica. Allora, voi capite che quale essere vivente fa questa cosa al suo ecosistema? Nessuno. Ovviamente conclamiamo grandi risultati perché viviamo meglio, siamo più longevi, tutto, però lo stiamo facendo a spese del sistema in cui abbiamo deciso di stare, o perlomeno siamo cresciuti. Ci sarebbero anche da notare alcune cose interessanti. L'epidemiologia oggi ci dice che chi mangia troppa carne è soggetto a tutta una serie di malattie di natura cardiaca, di natura oncologica. Allora uno potrebbe dire, bah, io sapendo che 1 grammo di proteina vegetale produce meno dell'1% della CO2 che viene prodotta dall'allevamento di 1 grammo di proteina animale e un sesto e necessita un sesto dell'acqua, mangiamo solo roba vegetale. Ma nemmeno questa è una soluzione, perché non avremmo abbastanza chilometri quadrati e non abbiamo tecnologia agricola sufficiente a compensare la proteina animale con la proteina vegetale. Quindi, di nuovo, avremmo la soluzione tecnologica, ma abbiamo le condizioni logistiche che non vanno bene. Potremmo in una sola azione migliorare la salute, quindi mangiare più sano, evitando diciamo, di uccidere ulteriormente la biodiversità animale, ma in realtà ci mancano delle condizioni. Eppure, nell'anno 2000 sono morte 56 milioni di persone sul pianeta, 10.000 per le guerre, 560.000 per i crimini, 1.260.000 per gli incidenti di macchina. 1.800.000 per il diabete, che è uno dei frutti di questa alimentazione. Non esisteva quando mangiavamo in equilibrio con l'ecosistema. Potrei dire che il junk food uccide più dei proiettili e ha un impatto sui costi sociali e sulla salute pubblica enorme. Però noi sentiamo parlare di terrorismo solamente. E a me questo che anche un po' dispiace, che manca l'awareness, la corretta informazione. Non c'è il numero qui, ma sono morti negli ultimi anni mediamente 7.000 persone per atti terroristici. Per carità, ogni vita ha un valore inestimabile, però 7.000 terroristi, 7.000 atti di terrorismo contro 1.800.000 morti di diabete mi fa pensare, diciamo, che ci siano diversi ordini di grandezza di differenza. Eppure, se contate i minuti in cui si parla di terrorismo versus diabete nei telegiornali, vedete che non c'è un'informazione che è proporzionale all'evento. Forse perché la nostra awareness, la nostra consapevolezza di certi problemi non è spiegata quantitativamente e questo richiede qualche riflessione. Il risultato di quanto vi ho anticipato sinora è che noi abbiamo una, diciamo, una impronta, il fingerprint ambientale
la nostra impronta ambientale, che diciamo, ci dice che quando stiamo in un sistema ne consumiamo risorse costantemente. Ciascuno di noi sarebbe autosufficiente se avesse in media 2,7 ettari del pianeta in cui viviamo. In realtà ad oggi, un po' perché siamo tanti, un po' perché consumiamo troppo, ne abbiamo 1,6, e quindi è come se la Terra fosse troppo piccola per 8 miliardi di persone. E quindi a luglio di ogni anno cominciamo a mangiarci le risorse che in realtà dovrebbero essere mangiate l'anno successivo. Ecco il debito ambientale. È esattamente la stessa cosa che facciamo col debito economico. Campiamo a debito, ma non esiste la carta di credito biologica, e questo è un problema. Inoltre, tutto ciò genera delle ineguaglianze, delle disparità enormi. Questa mappa, che non è aggiornatissima, ma purtroppo non è cambiata, semmai un po' peggiorata, vi fa vedere i paesi che stanno vivendo in questo momento con un'impronta biologica superiore a quella che ci potremmo permettere, quindi sono i paesi debitori, che guarda un po' sono quelli rossi dove mediamente c'è un'economia più ricca, dove c'è più consumo, anche quelli emergenti come India e Cina, e invece ci sono quelli in verde che sono i creditori, cioè quelli che in realtà stanno consumando meno di quello che potrebbero avere a disposizione pro capite, e dove noi normalmente tendiamo a dislocare anche certe nostre attività. Questa fascia di ineguaglianza la ritroviamo in un tipo di analisi economica e sociale che è molto più caratteristica di questa che vi ho fatto vedere. La prima è la mappa dell'energia. Allora, questa è una foto ricostruita di notte da satellite, in cui è evidente che non serve una grande competenza tecnica per vedere che l'80% dell'illuminazione è sostanzialmente sulla costa est degli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, e se sommo le persone che vivono là sono più o meno il 20% della popolazione del pianeta. Quindi possiamo dire da una prima ricognizione che di questi 17 terawatt di power consumption globale del pianeta, circa l'80% è disponibile al 20% dei terrestri. Questo vuol dire che gli americani hanno in media 11 kW a testa, gli europei e i giapponesi 6 kW. Vi ricordo che a casa il vostro contatore è 3 kW. Quindi avere in media 6 kW vuol dire che ognuno di noi è come se avesse due case in termini di potenza elettrica a sua disposizione. Questa è la media, ovviamente, che tiene conto della produzione industriale, dei servizi, di tutto. Ci sono paesi come l'India dove c'è 0,2 kW per cittadino e altri dove ce n'è ancora di meno. Allora, qui ci sono due considerazioni fondamentali riguardo proprio la sostenibilità di lungo termine. Intanto, per produrre un megawattora di energia elettrica servono da 100.000 a 200.000 litri di acqua con quasi tutte le tecnologie convenzionali, tranne, diciamo, l'eolico e il fotovoltaico. Quindi in generale chi ha l'energia ha l'acqua, e dove c'è acqua c'è anche cibo, agricoltura, c'è welfare, e quindi quasi sempre l'equazione è: c'è molta energia, c'è molta acqua, c'è welfare, c'è un reddito elevato, vuol dire paese avanzato. Poi c'è una considerazione termodinamica, sulla quale vi prego di riflettere un attimo. Un essere umano è una macchina da circa 200 watt. Vi ricordo che la vostra lavastoviglie è una macchina da circa 1000 watt, 1 kilowatt. Un essere umano in media è una macchina da 200 watt. Quindi se ogni americano ha mediamente 11 kW, cioè 11.000 watt, è come se avesse una sessantina di esseri umani a sua disposizione, equivalenti energetici. Se fossimo migliaia di anni fa, questi sarebbero gli schiavi, no? Un ricco patrizio aveva 30 schiavi, 200 watt l'uno equivalevano a 6 kW, e questi gli costruivano le strade, la casa, le infrastrutture. Un europeo oggi ha 30 umani pro capite equivalenti, un cinese 10, un indiano 1 e gli altri 0. Capite che la potenza elettrica, in generale la disponibilità di energia, vuol dire capacità di costruire infrastrutture, capacità di costruire ospedali, scuole, fabbriche, strade, tutto quello che noi abbiamo, di antropizzare e di urbanizzare. Se da un lato il PIL cresce perché abbiamo questo, dall'altro è per questo che noi attacchiamo sempre di più il nostro ecosistema. Il bilancio fra regressione felice e progresso infelice non è una cosa che la tecnologia può risolvere, ma bisogna essere molto consapevoli che questi numeri, nella loro brutalità, danno delle indicazioni molto chiare. Ora, se andate a vedere dove c'è la luce e poi andate a vedere l'aspettativa di vita, le zone illuminate sono quelle dove si campa più a lungo. E questo è esattamente quello che vi dicevo prima. Questa è una mappa, peraltro non aggiornatissima, della life expectancy, e quindi guarda un po' chi ha l'energia, che quindi ha l'acqua, l'agricoltura, eccetera, c'è anche un'aspettativa di vita più alta, perché avrà igiene, welfare, abitazioni, lavori buoni. E se lo andate a tradurre
Come vedete in questa slide con l'indice di sviluppo umano, che è l'indice di sviluppo umano è un indicatore macroeconomico che diciamo, mette insieme la speranza di vita, gli anni di scolarizzazione e il PIL pro capite sostanzialmente. Quindi se tu vivi in un posto dove si vive a lungo, si studia bene, si è ben educati e il PIL pro capite è buono, sei un posto ricco, diciamo avanzato. Ecco, in questo caso l'indice di sviluppo umano è prossimo a 1. Se invece è molto basso, si regredisce, si va verso una quality of life di natura medievale. Ecco, se voi guardate la mappa dell'indice di sviluppo umano, sul pianeta, potete fare questo esercizio. Questa curva io l'ho fatta a mano e ho inglobato, tutti i paesi dove l'indice di sviluppo umano è basso. Incidentalmente, ricordatevi che sono simili a quelli che abbiamo visto prima, debitori e creditori, con l'eccezione di India e Cina, che hanno uno sviluppo molto sbilanciato, però l'inviluppo è questo che vedete. Adesso cambio completamente pagina e mi riferisco ad un libro scritto da un giornalista storico, un intellettuale come Lucio Caracciolo sulla collana Limes, che si intitola La Terza Guerra Mondiale. Quindi ricordatevi questa curva blu che inviluppa le zone del pianeta a basso indice di sviluppo umano, tranne piccole eccezioni. Ecco, questo è invece la mappa di Causlandia fatta da Caracciolo nel suo libro Terza Guerra Mondiale, Limes. Ecco, qui vedete che in questa zona, che è quella a basso indice di sviluppo umano, ci sono i 29 conflitti da Boko Haram ai cartelli della droga, eccetera, che in questo momento funestano il nostro pianeta. Questa si chiama Causlandia. E adesso io faccio cut and paste di quella figura che ho messo sull'indice di sviluppo umano e guarda un po'. Ci va sopra come un francobollo. Quindi è impressionante il fatto che io sono partito dai VAT, sono andato a parlare di reddito medio pro capite, indice di sviluppo umano. Ho trovato una coincidenza 1-1 fra conflitti, indice di sviluppo umano, VAT, ricordatevi, una grandezza fisica, che è stata presa semplicemente mettendo insieme tre informazioni che mai si sarebbero parlate prima. Perché certamente chi fa i calcoli di consumo elettrico non va a guardarsi, diciamo, i conflitti di Boko Haram o i grandi flussi migratori in questo momento. Allora, questa è la nostra situazione. Parliamo quindi di sostenibilità. Qualcuno se n'è accorto, queste cose voi le sapete meglio di me, le grandi company si sono responsabilizzate, adesso si darà un rating per l'indice di sviluppo, per la sostenibilità. Le Nazioni Unite si sono mosse creando un'agenda al 2030 con i famosi 17 goal della sostenibilità, lo European Green Deal ha settato l'asticella ancora più in alto, il sistema si sta muovendo, però ci sono delle key challenges, no? Ci sono dei problemi tecnici per cui il sistema si può muovere quanto vuole, ma ci sono delle inerzie termodinamiche. Allora, la prima cosa che vorrei condividere con voi è che ci sono dei cross-cutting issues, dei problemi che sono trasversali e che non hanno una soluzione unica. Per esempio, l'inquinamento ambientale, in questo caso, diciamo, è una roba che va a toccare, la salute del pianeta, la salute degli umani, ma anche l'equità e la sostenibilità economica e induce cambiamenti climatici, cambiamenti sistemici, perdita di biodiversità. Questo a sua volta sta causando, soprattutto nella parte di cambiamento climatico, dei disastri ambientali improvvisi, sempre più forti, sempre più imprevedibili, imprevisti in zone dove non c'erano, che negli ultimi 10 anni è costata 14 trilioni di dollari. Stiamo parlando di cifre paragonabili al PIL dell'Italia e centinaia di migliaia di vite. E questi sono purtroppo sono fenomeni che noi, non abbiamo messo in conto quando calcolavamo come il nostro modello economico ci faceva crescere, perché in realtà noi calcolavamo la parte economicamente attiva, ma le conseguenze di certe tecnologie, di certi modelli di sviluppo, non le abbiamo mai computate quantitativamente. Ora sta arrivando il conto. Sta arrivando questo conto, che è un conto che anche economicamente diventa salato. Poi c'è un terzo problema, che è quello della inequalità di genere e l'empowerment delle donne, che non tanto nei nostri paesi, dove comunque c'è, ma in paesi a più basso sviluppo. Dovrebbe essere un grande moltiplicatore di sostenibilità, ma non è assolutamente affrontato. Un quarto punto fondamentale è quello dell'urban footprint. E noi abbiamo adesso a Sapiens ha fatto una politica di urbanizzazione enorme, vi farò vedere fra un attimo alcuni dati, è una grande opportunità, ma è simultaneamente un grande problema. È un problema che però non è stato ancora affrontato pienamente.
Il cambiamento climatico di cui vi ho accennato prima ci dovrebbe anche ricordare, ci dovrebbe far ricordare che diciamo, noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni 8 degli anni più caldi della storia da quando noi misuriamo la temperatura media, diciamo, di una stagione. E ovviamente il succedersi di onde di calore, di siccità, di fallimenti delle culture, di stop and go sulle risorse idriche e pertanto anche sulla domanda di energia, sta diventando una variabile imprevedibile per tutto il sistema di sviluppo che abbiamo messo in piedi. Le temperature della superficie polare, come noto, stanno salendo e questo sta creando un irreversibile aumento del livello del mare. Non dimentichiamoci il punto 7, che noi viviamo in una epoca che è chimicamente molto intensive. Ci piace parlare delle microplastiche, ma in realtà c'è molto di più. Non è solo il ciclo della plastica quello che ci tocca, ma c'è una immensa, massiva agricoltura che diventa insostenibile con il ritmo di utilizzo dei pesticidi e degli antibiotici per gli allevamenti che siamo adesso. C'è una diffusione di nanoparticolato, cioè di particelle la cui dimensione è molto più piccola di quella minima necessaria al sistema immunitario dell'essere umano per rivelare l'ospite inatteso, e questo ha generato questi problemi di nanotoxicology, che poi oggi si chiamano fattori ambientali che generano il cancro, le malattie polmonari, le malattie cardiologiche e così via. Un uso, come dicevo prima, di antibiotici supermassivo è anche un sistema di food packaging che è assolutamente insostenibile. Questo ha generato, tra l'altro, il problema del waste cycle, quindi del ciclo del rifiuto, a cui si unisce, da ultimo, un incontrollato uso delle risorse naturali. Ultimo esempio è quello delle batterie. La grande soluzione dell'auto elettrica, che sembra essere una grande soluzione soprattutto per il traffico urbano, in realtà sta aprendo degli scenari ancora non chiari dal punto di vista dello sfruttamento di certe terre rare, sali di litio, eccetera, che si trovano in pochi posti nel mondo e che peraltro hanno un costo ambientale enorme per l'estrazione. Quindi l'auto elettrica dal concessionario a fine vita è più verde dell'auto a benzina, ma se io vado a calcolare l'auto elettrica, il ciclo di produzione da quando estraggo l'ossido di litio, beh, allora l'auto elettrica diventa più verde di quella benzina dopo aver percorso almeno 150.000 km, e quindi facciamoci una riflessione, perché poi rimane il problema del ciclo del rifiuto della batteria e così via. A tutto questo, come sapete, si aggiunge il problema di lungo termine della segregazione del carbonio e in generale dell'anidride carbonica, la riduzione che noi dobbiamo affrontare tempestivamente con l'accordo di Parigi e chiaramente tutto il problema del food system, che in questo momento è sotto pressione perché siamo troppi, abbiamo una domanda alimentare pazzesca e grandissimi sprechi. Quindi la correlazione fra un pianeta in salute, della gente in salute e delle persone in salute è ormai assodata. Tutti gli aspetti di sostenibilità globale sono cross-correlati fra di loro e la tecnologia adesso, scusate, c'è un rifuso su technology, la tecnologia adesso deve sviluppare delle soluzioni che possano al massimo produrre benefici simultanei. Un po' come vi dicevo all'inizio, non basta risolvere un problema alla volta, io devo fare in modo di trovare soluzioni che mi consentano di ottimizzare due o tre parametri simultaneamente. Se io potessi mangiare più vegetali, risolverei il problema della CO2 degli allevamenti, risolverei il problema della cancerogenicità dell'alimentazione a base di carne e il problema dell'utilizzo eccessivo di acqua per gli allevamenti animali. Peccato che non posso farlo perché non ho sufficienti metri quadri o chilometri quadri, però un co-beneficio è fare un'azione che me ne sblocca tre. E questa è la grande sfida che oggi la tecnologia ha ed è una sfida strettissima, non abbiamo molte possibilità. Negli ultimi, credo, 10 minuti, perché abbiamo iniziato alle 5:05 e chiedo al moderatore se va bene o no, se no accelero. Assolutamente, senza problemi, può prendersi anche qualche minuto in più, non faccio Grazie, grazie scherzo. mille. Avevo poi fatto un'analisi rapidissima di alcuni dei topics di cui vi ho parlato adesso, no? Allora, insomma, la prima che si vede è quella dell'urbanizzazione. Qui abbiamo una previsione di avere, cioè oggi abbiamo il 54% della popolazione che vive in centri urbani e produce più dell'80% del GDP mondiale.
Tuttavia, sono solo 600 le città che producono il 62% del GDP globale. Vuol dire che gli altri vivono in metropoli sfasciate o, peggio ancora, circa un terzo vivono nei sobborghi, che sono i cosiddetti informal urban population aggregates. Questa è una cosa interessante perché è chiaro che l'urbanizzazione ha dei vantaggi, no? Circolazione di conoscenze, attrazione di gente brava, attrazione di investimenti, prossimità delle persone, concentrazione di talenti, infrastrutture e così via. Però c'è anche dei difetti, congestione, crimine, inquinamento, crescita urbana sregolata, ciclo del rifiuto e così via. Se voi guardate tutti i paesi del mondo, come si vede in questo grafico, sono pochi quelli che hanno una grande, diciamo, una relativamente grande crescita urbana a fronte però di una pianificazione avanzata, perché il problema non è concentrare un sacco di gente in verticale, è concentrarla in un'area sufficientemente vasta con i giusti servizi. Quindi se non c'è pianificazione, l'urbanizzazione non è un pros, è un contras. Se c'è una buona pianificazione, l'urbanizzazione invece è un pros. E questo purtroppo di nuovo fa vedere un mondo a più marce. La gran parte dei posti dove stanno crescendo queste megalopoli in realtà lo sta facendo in maniera disordinata e sta generando vulnerabilità. Il secondo punto di cui volevo darvi proprio così dei flash è la parte di antropogenicità del cambiamento climatico. Allora, qui queste cose le sapete, quindi non vi annoio con le informazioni standard. Voglio solo dirvi una cosa. Dal punto di vista di Sapiens, diciamo dal 1750 al 1970, tutto quello che abbiamo fatto ha prodotto 910 gigatonnellate. Quindi, insomma, stiamo parlando di miliardi, miliardi, miliardi di tonnellate. Negli ultimi 40 anni ne abbiamo fatte di più. Quindi abbiamo fatto in 40 anni molto più CO2 di quanto l'abbiamo fatta nei 200 anni prima, sostanzialmente. E in più, la metà di questi gas a effetto serra sono stati prodotti dal 10% di popolazione ricca del pianeta, cioè da quelli che hanno la luce, come vi facevo vedere prima. Quindi, grande differenza, grande sperequazione, grande disuguaglianza e crescita esponenziale di questi gas. Allora, è chiaro che qui Parigi ha messo un limite, ha detto, siccome sappiamo, a Parigi è stato detto, noi sappiamo quanta CO2 produciamo ogni anno, stabiliamo che non possiamo aumentare la temperatura globale di più di 2 gradi, siccome c'è una correlazione lineare su quanta CO2 produciamo e quanto aumenta la temperatura per effetto serra, si è calcolato che noi avremmo un budget libero di 700 gigatonnellate, ce lo possiamo gestire, lo dobbiamo, e questo è il massimo che noi possiamo produrre nei prossimi anni per cercare di tenere sotto controllo l'aumento di temperatura di 2 gradi. Se eccedesse questo numero, si creerebbe una situazione ambientalmente disastrosa. Allora, se saremo bravi, come vedete in queste curve, diciamo, se riusciamo a rimandare, avremo poco, diciamo, se il picco crescerà così, no? E ci consumeremo tutto il budget nei prossimi anni, avremo poco tempo per rallentare la crescita e non riusciremo ad adattare l'economia. Quindi dovremmo rallentare prima possibile per avere una curva un pochino più lenta negli anni. L'integrale della curva è uguale. Il problema è che prima freno, più tempo ho per cambiare i miei usi e costumi. Questo è un problema enorme perché dal punto di vista tecnologico è un cambiamento epocale di tutto quello che noi oggi facciamo, produzione di energia, manifattura, trasporti. E siccome le conseguenze macroscopiche di questi cambiamenti sono desertificazione, riduzione dell'acqua, secche prolungate che minacciano la fauna e l'agricoltura, fusione dei poli, aumento dei livelli del mare, cambio della salinità, eventi estremi, meteorologia, noi abbiamo tutto l'interesse a fare questa cosa, ma non siamo capaci. Cioè, c'è un problema, in questo momento noi non sappiamo farlo. Abbiamo delle soluzioni verticali, palliative, tampone, però diciamo il problema è che nemmeno tutti i paesi hanno accettato l'importanza di questo target. Tenete conto che gli oceani assorbono il 93% del totale calore che viene prodotto e che aumenta costantemente, no? Quindi sono il nostro termosifone, sono la nostra riserva di calore naturale planetaria. È chiaro che qui c'è un problema enorme perché se gli oceani assorbono tutto questo calore, si sciolgono le calotte polari, il livello degli oceani sale,
assorbendo molta CO2, cambia l'acidità degli oceani e quindi questo genera anche un impatto sulla fauna marina. Il tipo di trasformazione a cui noi rischiamo di andare incontro diventa una trasformazione irreversibile. Allora uno dovrebbe dire: affrettiamoci e freniamo prima possibile. Eppure, questo non lo si racconta piacevolmente. La termodinamica è una brutta bestia perché ha fenomeni lenti. Allora, voi sapete che quando staccate la caldaia, il vostro termosifone non è che chiusa la caldaia diventa fredda, o quando l'accendete non diventa caldo subito. Ebbene, purtroppo, lo stesso fenomeno lo dobbiamo vedere anche con questo tipo di processi sulla CO2. Se, come vedete nella curva arancione, noi frenassimo istantaneamente, molto rapidamente, no? La quantità di CO2 prodotta, e quindi andassimo nell'arco di questo secolo a zero, la CO2 totale nell'atmosfera non è che sparirebbe, si stabilizzerebbe, perché quella che c'è intanto non è che scompare. Quindi, a fronte di una frenata brusca dei nostri sistemi di manifattura, trasporto, eccetera, noi avremmo non una riduzione della CO2 totale, ma solo una stabilizzazione. Se rimane questa stabilizzazione, la temperatura non è che decresce come la CO2, sale più lentamente, poi a un certo punto satura. Cioè, che cosa vuol dire? Che noi non abbiamo un freno. Per cui tirando il freno si ferma la macchina termodinamica. Se noi freniamo la produzione del gas serra, si rende costante l'effetto che abbiamo oggi, il che vuol dire che per ancora secoli il livello dei mari continuerà ad aumentare e addirittura per circa un millennio continueranno a sciogliersi i ghiacci. Quindi non è che se noi domani smettiamo di produrre CO2 abbiamo risolto il problema, lo riusciamo a stabilizzare come oggi, che fa già abbastanza schifo. Da questo punto di vista, voi capite che la tecnologia è chiamata ad una sfida nella sfida, perché noi la termodinamica la sappiamo, l'abbiamo calcolato tutto e sappiamo che se domani smettessimo di produrre CO2, fra 1.000 anni continueremo a vedere il ghiaccio che si scioglie. Figuratevi se non smettessimo di produrre CO2 domani. Lascio a voi la riflessione. Salto il waste management perché è una roba di cui abbiamo parlato prima. Mi soffermo ancora qualche minuto su, diciamo, il problema diciamo, l'aria verso il nostro modello energetico e il nostro modello diciamo, di funzionamento, delle grandi industrie, delle grandi città, delle nostre infrastrutture. Diciamo che, le emissioni che hanno generato le attività umane hanno cambiato l'atmosfera. Le emissioni dipendono da tutto quello che noi facciamo, dalle nostre azioni. Le grandi sfide sono quindi l'inquinamento dell'aria, i cambiamenti climatici di cui abbiamo parlato, lo svuotamento, il buco dell'ozono, diciamo, lo svuotamento dell'ozono a livello stratosferico e la persistente bioaccumulazione di sostanze tossiche. Queste sono quelle persistenti, sono quelle piccole, le nanoparticelle, le nanopolveri, roba che in natura non esiste ed è esclusivamente artificiale. Questo ovviamente impatta sugli umani, sulla loro salute, sull'ecosistema, sulla composizione atmosferica, sui processi meteorologici, e tutte queste cose non sono separate, sono interconnesse. La radice primaria di tutto ciò è che ancora oggi noi andiamo avanti a carbon fossile, quindi a carburanti fossili, a energia prodotta da fossili in larga misura, e questa, oltre, diciamo, ad avere noti problemi di produzione di CO2, crea anche una grandissima quantità di particolato submicrometrico molto piccolo, che è quello che noi respiriamo. Certamente stiamo migliorando, ci sono grandi miglioramenti, però qui dovete associare queste informazioni allo stato sociale dei posti dove le cose avvengono. Ora, le statistiche più recenti ci dicono che l'inquinamento dell'aria causa fra 6 e 7 milioni di morti ogni anno, di cui qualcosa compreso fra 2,6 e 3,8, come vedete scritto in azzurro, sono dovuti, pensate, a riscaldamenti indoor e a cottura, quindi cose, diciamo, casalinghe, che sono fatte bruciando legno, crocche, kerosene, biomassa. E altre 3 milioni e mezzo circa sono dovute all'inquinamento atmosferico. Beh, questi due diagrammi fanno vedere una realtà che pochi conoscono. Cioè, vedete, questi sono gli anni di vita in buona salute, si chiamano dailies, che vengono persi dalle popolazioni del pianeta. Questo per indoor pollution, cioè per il fatto di riscaldarsi ancora con la brace, con legno, bruciando rifiuti. Questi sostanzialmente perdono
fra il 4, dove c'è il colore scuro, per esempio in India, si perde fra il 4 e l'8% di anni di salute nel corso di una vita perché si tende a bruciare quel che c'è per riscaldare, per cucinare. D'altro canto, nell'altro grafico qui sotto, vedete la percentuale di anni di buona salute persi dovuti al fatto che respiriamo PM10 o PM2,5. La Cina è molto inquinata, vedete in altri paesi le politiche ambientali fanno effetto, però capite che disparità pazzesca, cioè qui la gente muore perché cucina bruciando quello che ha o riscalda la casa col braciere. In conclusione, direi che le nostre riflessioni dal punto di vista tecnologico sono: la tecnologia dei trasporti, è chiaro che qui c'è un problema di NOx, quindi di ossidi di azoto, di ossidi di anidride carbonica e gas correlati. E qui bisogna trovare soluzioni nuove. Nei trasporti, per esempio, persino i freni giocano un ruolo con le polveri che producono. Il mercato di seconda mano, che riduce l'impatto delle ultime generazioni di auto con criteri di inquinamento molto forti, però è anche vero che senza mercato di seconda mano il mercato automotive non sarebbe sostenibile. E qui di nuovo abbiamo sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica, bisogna trovare il compromesso. L'aviazione produce il 2% dei gas serra totali, ma siccome fa viaggiare quattro gatti rispetto agli altri sistemi di trasporto, la CO2 per passeggero è la più alta che c'è. Noi, in Leonardo, stiamo lavorando anche per elettrificare almeno in parte gli aerei, perché questo sta diventando un'urgenza. Le attività industriali sono responsabili della CO2 e del metano prodotto, e questo è un problema enorme e si fanno sforzi enormi tecnologicamente per abbattere queste produzioni. Come vi dicevo prima, le attività di residenza e di commercializzazione, il fatto che nei paesi meno sviluppati si utilizzi la biomassa per cucinare, per riscaldare, è un problema enorme. Allo stesso modo abbiamo il problema del waste management a livello planetario. Io vi faccio solo notare che diciamo, in questo momento ci sono 3 miliardi di persone che non hanno accesso a facility di recupero e di deposito del rifiuto. Sono 3 miliardi. Le zone dove ci sono i rifiuti sono le più inquinate in assoluto. Agricoltura e foreste, un po' c'è il problema degli ossidi di azoto per i fertilizzanti, un po' c'è il problema della siccità prodotto dai cambiamenti climatici, un po' c'è l'intensività delle colture perché noi mangiamo solo quelle specie vegetali che ci interessano. Insomma, l'utilizzo della terra e delle emissioni naturali è un problema serio. Stiamo incidendo enormemente sulla biodiversità proprio per questi problemi. Abbiamo la pesca che sta passando un periodo molto complesso rispetto all'ultimo secolo, la distruzione delle barriere coralline, gli habitat marini che vanno protetti, le foreste di mangrovia stanno sparendo, questo è un indice di erosione costiera, le alghe tossiche, la conversione di terre verdi in terre desertiche per la siccità e soprattutto la generazione di una nuova generazione di batteri antibiotico resistenti perché utilizziamo antibiotici in maniera massiva. Allora, io a questo punto concludo, vi dico cosa può fare la tecnologia? La tecnologia può fare tre cose. Come dicevo in premessa, mettere una toppa a problemi che la stessa tecnologia ha creato nel tentativo di migliorare l'esistenza di Sapiens. Io credo che l'esistenza di Sapiens sia migliorata a un punto tale che comunque adesso qualunque ulteriore miglioramento ha un costo troppo elevato, crea un debito troppo alto. Quindi bisogna fare delle riflessioni. Riflessioni su come produciamo l'energia, su come innoviamo, sicuramente il digitale aiuta, sul fatto che possiamo utilizzare materiali di nuova generazione, utilizzare la genomica per cercare di impattare di meno su cibo e agricoltura, migliorare tutta la filiera del circolare del rifiuto, però deve essere chiaro, stiamo parlando di palliativi. Il futuro ha bisogno di un'educazione allo sviluppo sostenibile, che passa attraverso l'uguaglianza di genere. Uno stile di vita sicuramente più. Queste sono indicazioni delle Nazioni Unite, non mie, sia chiaro. Uno stile di vita più salutare e più attento. Ovviamente una società con più pace, che aiuterebbe molto, perché farebbe convergere risorse invece che in atti di guerra, in atti di pace. E servono delle competenze speciali, queste sono quelle proprio richieste dalle Nazioni Unite. System thinking, capacità di anticipazione, quindi foresighting, previsione, modelli predittivi, algoritmi, big data. Competenze normative che non vanno confuse con la burocrazia, competenze strategiche, capacità di collaborazione, di critical thinking, capacità di self-awareness. Questo richiede una scuola che comincia a formare il cittadino informato all'età di 6 anni, non quando ne ha 20, che è troppo tardi, e
E ovviamente una grande interdisciplinarietà che richiede una capacità di integrare e di risolvere i problemi fra di loro interconnessi. Certamente non il modello universitario che stiamo sviluppando in Europa e soprattutto in Italia, fatto a raggruppamenti verticali. Concludo con una storiella. Alla fine del XIX secolo New York aveva un grande problema ambientale. C'erano decine di migliaia di cavalli ed era una delle città più vive del pianeta, dove questi cavalli producevano 2000 tonnellate di sterco al giorno. Era un problema serissimo di natura ambientale, di natura ovviamente di pulizia, di percorribilità delle strade. Si fece una prima conferenza internazionale sulla pianificazione urbana, doveva durare 10 giorni per risolvere questo problema, ma dopo 3 giorni, un flop totale, gli scienziati ammisero che non avevano soluzioni alternative al cavallo e quindi si rassegnarono che nelle grandi città, compresa New York, si sarebbe vissuti camminando nello sterco di cavallo. Pochi anni dopo, Henry Ford tirava fuori il motore a combustione interna, l'automobile, e il motore a combustione interna e l'automobile diedero una risoluzione definitiva ad un problema che sembrava insormontabile, di natura sanitaria, ambientale, eccetera. Non più di 80 anni dopo, la stessa soluzione del problema dello sterco è sul banco degli accusati, perché è un grande produttore di gas effetto serra, di riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Qual è la morale di questa cosa? La sostenibilità è e sarà sempre un compromesso. La sostenibilità totale non esiste. Se noi smettessimo di produrre, saremmo ambientalmente sostenibili, ma saremmo economicamente senza lavoro e moriremmo di fame. Quindi non c'è sostenibilità, estrapolando il limite per infinito. La tecnologia può dare soluzioni che sono valide per tempi limitati. L'automobile ha risolto lo sterco del cavallo, adesso serve qualcos'altro perché al posto dello sterco abbiamo la CO2 o le energie fossili, eccetera. Forse l'unica vera soluzione è che Sapiens la smetta di fare il giochino ad essere il primo della classe, anche perché la classe non c'è più, non c'ha competitor. Serve un Sapiens consapevole e quindi forse il primo investimento in sostenibilità deve essere l'educazione. L'educazione inizia a 6 anni, deve alimentare cittadini competenti, deve far crescere i cittadini capaci di pensare trasversalmente e a quel punto vedrete che la tecnologia produrrà soluzioni che pur sempre limitate nel tempo potranno durare un po' di più e compromessi che siano più durevoli e accettabili. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille di questa interessante lezione e di questo incredibile excursus anche temporale attraverso tutto l'arco della tecnologia, l'intervento della tecnologia nella storia dell'uomo. E niente, a questo punto apro la discussione, quindi chiedo al professor Cicuna di rimanere collegato e invito tutti i partecipanti alla scuola a attivarsi microfono e videocamera e fare le domande o considerazioni. Posso, non so se buongiorno, sono Giulio Pascali, grazie per l'intervento. Se vuoi. No, una considerazione proprio su quest'ultimo punto dello sviluppo dell'automobile. Sappiamo che il Novecento è stata una società basata sull'automobile e quando è uscita fuori l'automobile era il sogno, cioè perché anche ha funzionato e si è sviluppato in maniera così forte in tutte le società mondiali. Perché all'epoca l'automobile di per sé costituiva un modello, una visione di miglioramento della società, nella quale tutte le persone che si riconoscevano, cioè tutti aspiravano a un miglioramento della propria esistenza comprando le automobili e utilizzando quel modello. Sì. Credo che la chiave per superare anche questo discorso dell'awareness sia anche costruire, tra virgolette, una nuova utopia, cioè non solo lavorare sul prospettare i grandi disastri della società a cui andremo incontro, ma provare a invertire un po' il punto di vista, invece che tirare, come dire, il cambiamento, magari cominciare a spingerlo o a fare in modo che il cambiamento in qualche maniera si autogeneri, perché la gente che produce, cioè si è spinta, scusate, c'è mio figlio, wow, si è comprato le scarpe nuove. Praticamente è una questione, cioè io credo che una chiave per innescare questa awareness sia anche la costruzione di modelli utopistici. E ormai noi abbiamo un po' abbandonato, no, l'idea di pensare al futuro come un qualcosa di utopistico, avere una visione. E ecco, sì, un po'... capisco, è in parte condivisibile. Io devo dire che quello che trovo in questo momento un po'
frustrante, che è molto importante avere la capacità di sognare appunto un futuro utopistico, anche avere quel sano ottimismo che viene dall'energia delle idee nuove, però nello stesso tempo è anche necessario essere in grado di fare delle analisi, come dire, spietate, cioè le analisi devono essere spietate, le soluzioni devono essere sostenibili e la fantasia non si deve fermare, siamo tutti d'accordo. Quello che un po' mi lascia perplesso è che da questo, insomma, da un po' di tempo noto che si tende a un po' minimizzare, no? Oppure a un po' confondere i piani, per cui se la gente che non ha la fortuna o la possibilità di vivere sul balcone della conoscenza, della tecnologia, no? Io mi reputo tutto sommato un privilegiato perché da quando lavoro producendo tecnologia, facendo scienza, no? Faccio il ricercatore, faccio lo scienziato, e quindi ho avuto la possibilità di vedere sempre le cose nel momento in cui arrivavano, addirittura in alcuni casi di vederle un po' prima. Questo mi ha un po' aiutato, però pensiamo alla maggior parte delle persone che non avendo questa opportunità, dove ha la visione reale dei fatti? Cioè, io credo che sia fondamentale che certi messaggi percolino, vengano dati nella loro chiarezza, ma non per fare paura, ci mancherebbe altro, ma perché la situazione è questa. Se noi oggi siamo così, è perché per 60 anni abbiamo fatto finta di nulla. Cioè, bastava vedere l'epidemiologia, di certe malattie cardiologiche o oncologiche o respiratorie negli ultimi decenni, per capire che c'era qualcosa. Allora, gli epidemiologi questa cosa la dicevano, ma non percolavano, non andava alla signora o al signore che abitano al piano di sotto. E questo, secondo me, oggi è quasi troppo tardi, è una cosa che va fatta. Forse hai ragione quando dici che forse sembra solo che uno dice la catastrofe è in arrivo. No, cioè, parliamo anche di soluzioni. Però è oggettivamente strano che queste cose se ne parli solo adesso, che è un pelino troppo tardi, eh? Insomma, abbiamo accumulato ritardo. Chissà perché, non è solo una questione di italiani, è una questione di sapiens, di dare il meglio in emergenza, ma appena si può rilassare, si rilassa. E questo è un problema non solo italiano, quindi. Bene, grazie. Professore, chiederei di togliere la condivisione, almeno riusciamo a vedervi chi Sì, parla. stavo cercando di toglierla, ma ho un problema. Adesso faccio una cosa, levo proprio la. Vediamo se. Perché non mi dà il comando per uscire dalla condivisione. Per qualche strano motivo l'editor. Eccolo, adesso c'è. Perfetto. Bravo, perfetto. Allora, io sono adesso dovrei essere uscito dalla condivisione. Perfetto, grazie mille. Grazie Fabio, a voi. Sì, anche a me. allora mi collego proprio a quello che ha appena detto riguardo alla necessità di diffondere il più possibile questo tipo di informazioni e quindi vi faccio due semplicissime richieste. Una, avere le slide che ha usato per questa presentazione e l'altra, non ho visto sempre indicate le fonti, no? Che nel momento in cui cominciamo a diffondere questi dati, secondo me è sempre meglio fare. Quindi è possibile avere riferimenti No, ci del. sono, ci sono, ci sono Fabio. Allora, sono tre fonti essenzialmente. Una, l'ho messa all'inizio, è un libro che si intitola Science e c'è scritto una delle prime slide. Sono persi i primi minuti, quindi No, chiedo no, ma scusa. non c'è problema. L'altra è Prevenire, che è il libro che è appena uscito, di cui sono io autore con un epidemiologo e un giornalista scientifico. E poi tutti i dati, tutti, sono il Global Outlook delle Nazioni Unite del 2019, sono 800 pagine. Me le sono spulciate tutte e chiaramente poi c'è una rielaborazione, no? Perché diciamo, i commenti li ho costruiti sulla base dei dati. Quindi sono queste tre cose, solo che il Gheo da solo fa 800 rotte pagine, quindi buona lettura. Ok, quindi è un Ok. documento disponibile online? Online, assolutamente. È un documento molto, molto istruttivo, richiede grande pazienza, però. Stanno facendo un grandissimo lavoro e tra l'altro ASVIS, io seguo anche il lavoro che sta facendo ASVIS a livello anche nazionale con degli estratti, dei documenti con dei focus non solo internazionali ma italiani, sono eccezionali, sono fatti molto bene e quindi se hai interesse, guarda, veramente ecco, sono Sì, ho fatti moltissimo interesse per queste cose, quindi ti ringrazio molto per questo contributo. proprio da poco. Ci mancherebbe. Grazie. Grazie Fabio, la prossima domanda. Grazie, buongiorno. Grazie davvero, una lezione incredibile. Voglio rivedere tutte le slide e ho una visione alta. Veramente questa lettura a volte dei temi fatta di palliativi, fatta di piccole cose, va un po' ricondotta alla realtà.
però appunto su questa dimensione un po' frustrante poi alla fine del dramma che vi attraversiamo, ci sono alcune cose dove uno invece un po' vede degli spirali più di frammento, di ricucitura di alcuni comportamenti, e uno ad esempio sono i dati che ci ha dato sulle morti per diabete, su quello che può cambiare ad esempio un'alimentazione, qual è il suo valore poi generale, che da un comportamento privato diventa un comportamento collettivo, che è una grande leva potenziale. E volevo appunto capire di più se su questi temi legati all'alimentazione e allo stile di vita, alla salute, quali sono anche le capacità tecnologiche, dove può innestarsi un grosso cambiamento che vada al di là appunto dello stile di vita personale. Sì, questa è una domanda bella, anche molto complessa. Ho avuto questa esperienza nell'ultimo anno e mezzo di aver lavorato con Paolo Vinesi, che è uno dei più grandi epidemiologi del mondo, sta all'Imperial College. Abbiamo scritto questo libro con Cara che si intitola Prevenire, proprio perché noi abbiamo iniziato lavorando insieme su un progetto europeo, quindi diciamo un nanotecnologo, no? Un fisico con un epidemiologo, sembrava una barzelletta, un giornalista che si occupa di infoscienza. Poi però ci siamo resi conto che pur provenendo da pianeti completamente diversi dal punto di vista culturale, eravamo arrivati a conclusioni profondamente simili con percorsi totalmente diversi. E quindi abbiamo detto, questo va sintetizzato e spiegato. La spiegazione è nella parola prevenzione, prevenire, che forse è la cosa che facciamo peggio, sicuramente in Italia non siamo molto bravi a prevenire, ma un po' da tutte le parti, non solo in Italia. Allora, non esiste certamente una regola magica, perché purtroppo ci sono fattori endogeni e fattori esogeni. Per esempio, tu la genetica la puoi cambiare poco, perché non c'è solo la genetica di mamma e papà, ma c'è anche l'epigenetica che ha a che fare con quello che tu mangi, respiri, tutto quello che fai da quando sei nato in poi. Questo vale per il corpo, ma anche per la mente, no? Perché diciamo la nostra intelligenza è il frutto certamente di una capacità intrinseca, ma anche di un connettoma che si forma con le esperienze. Se tu metti un cristiano in una stanza buia, anche se è nato intelligente, rimane quello che è. Se gli fai fare tanta esperienza, cresce, no? Quindi noi abbiamo una parte esogena, una parte endogena in tutto. Quello su cui tu puoi lavorare a livello preventivo è sulla parte ovviamente esterna. Allora, l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale, però gli ultimi dati epidemiologici fatti su milioni di persone nell'ambito di alcuni programmi europei hanno dimostrato che oggi addirittura c'è un embodiment del disagio. Cioè è dimostrato ormai che chi ha avuto l'infanzia dura, difficile, eccetera, chi vive in condizioni disagiate, di stress psicofisico da lavoro o che ha un'alimentazione povera, ha per esempio un livello medio di processi infiammatori nel corso della vita che accorcia considerevolmente l'aspettativa di vita. Quindi fra ecologia della mente e del comportamento ed ecologia proprio quella fisica dell'essere umano, c'è da fare un computo integrale. Certamente se mangi bene aumenti le probabilità di vivere meglio e di vivere più a lungo, ma se mangi bene perché casomai vivi in una fattoria, ma fai un lavoro da cani o sei stressato perché ti succedono tante sfortune stranissime, tu rischi di cancellare gli effetti positivi. Tutto questo oggi non è quantitativamente studiato. Gli epidemiologi stanno cominciando adesso a fare lavori su grandissime corti di dati e a mettere insieme dati che, scusate, corti di pazienti e di persone, e a mettere insieme dati che non sono mai stati correlati fra di loro. Allora, ci sono gli spiragli, hai ragione, però la prima cosa da fare è guardare all'essere umano in una maniera completamente diversa da come abbiamo guardato sino ad oggi. Così come la sostenibilità è un problema di cross-correlazione di tante cose apparentemente scorrelate, il suo impatto sull'essere umano, la vita dell'essere umano, è un insieme di cose cross-correlate, apparentemente scorrelate fra di loro, apparentemente, perché noi le abbiamo clusterizzate, ma nella vita reale non lo sono. Quindi la risposta in questo momento comincia a intravedersi e sta proprio nella capacità di prevenire, ma prevenire è una parola orizzontale. Devi prevenire le condizioni ambientali, la buona alimentazione, il disagio psicofisico, avere condizioni di lavoro buono. È dimostrato da statistiche, sono proprio sui documenti delle Nazioni Unite, che se fai un programma di alfabetizzazione massiccio delle donne nei paesi dove, come si sa, purtroppo le ragazze non riescono ad andare a scuola, questo effetto di scolarizzazione ha un impatto moderativo enorme sulla fertilità,
ha un impatto di miglioramento diciamo del comportamento sociale, perché le donne sono più presenti nei gangli della società, che è misurato. E questo aumenta la vita media delle persone che vivono in quei paesi, perché la loro società nel medio-lungo termine funziona meglio. Quindi le ricette ci sono, ma vanno riviste in una maniera completamente diversa. Ci vuole una forma di scienziato globale per fare questo, anzi di scienza globale. Per fare questa cosa. Non è solo un problema di catalizzatore, macchina batteria, abbattimento degli scrubber, o leviamo lo zucchero dalle merendine. È una cosa purtroppo più complessa. Bene, grazie mille. Prego la prossima domanda e poi a tutti gli altri gli chiederei di prenotarsi in chat così ci organizziamo con i tempi per le domande. Avanti. Sì, io avrei una domanda sul debito che credo che lei ha chiamato legato all'ecologia della mente. È una Sì, io lettura condivido. piuttosto nuova che appunto ho trovato interessante, volevo chiederle se poteva elaborarla un po' di più. Grazie. Sì, allora va elaborato a diversi livelli. Diciamo, a livello, diciamo, il primo livello è un po' sotto gli occhi di tutti. Vai in pizzeria o vai a mensa a scuola e vedi quattro giovani seduti al tavolo, ognuno di loro che sul cellulare sta probabilmente chattando via social con tante altre persone. Dal punto di vista della socialità, ciascuno di loro ritiene di essere in contatto con 500 followers o 500 iscritti a quello specifico social, però i loro quattro che sono primi vicini intorno al tavolo sono totalmente asociali, non si parlano, non si guardano, non hanno contatto, non dico fisico, ma nemmeno visivo. Questo tipo di socialità che è intermediata da uno schermo, quindi non è più fisica, sta cambiando intanto l'approccio alla socialità. Peraltro, come si vede adesso, cioè ora con l'epidemia, noi stiamo facendo una cosa che oggettivamente non si è mai fatta prima. Ci siamo abituati a parlare. Io adesso, in questo momento, ho di fronte a me una specie di puzzle dove ci sono i vostri nomi, il microfonino spento, non vedo una faccia e parlo di fronte alla telecamera. Sono convinto che c'è gente che c'è una socialità diversa. Non vedo le vostre espressioni, non so se vi annoiate. Io per tutta la vita ho fatto seminari come scienziato. L'elemento essenziale era guardare chi avevo di fronte per capire se mi capivano, se li annoiavo, se gli piaceva, no, cogliere. Io qua non colgo nulla, vedo tutte macchie grigie con dei nomi. Questo ha cambiato completamente il mio approccio alla comunicazione. E se vuoi ecco, adesso vedo Giulia che è apparsa. Ciao Giulia. Detto questo, a livello molto più sofisticato, il problema è cognitivo, perché cosa succede? Che in questo momento noi abbiamo problemi fondamentali. Allora, uno è l'abbagliamento nello spazio dell'informazione. Se l'informazione fosse luce, noi dovremmo andare in giro con gli occhiali da sole, perché ce n'è talmente tanta che facciamo fatica a discernere. Questo è un punto fondamentale. Ricordatevi che noi siamo cresciuti con la scelta, la cernita delle fonti, no? Le fonti serie, dovevi leggere, metabolizzare. Oggi non metabolizzi un accidente, apri un motore di ricerca, c'hai l'infinito più uno, non riesci manco a capire cosa è serio e cosa no. Allora, comincia a fare la media, sei abbagliato da questa informazione. Il meccanismo di selezione dell'informazione e di metabolizzazione dell'informazione cambia completamente, perché praticamente tendi più a vedere che a metabolizzare, cioè a imparare a riflettere sulle cose. Un secondo elemento che è complesso in questo momento è che diciamo, l'accesso troppo veloce all'informazione fa sì che noi diventiamo superficiali nella valutazione di quello che leggiamo. Abbiamo un'idea che l'informazione tanto è sempre disponibile. L'esempio tipico è io ho un libro, lo devo leggere, ho un sito internet, in qualsiasi momento posso accedere e vedere il filmato. Sono due modi di imparare completamente diversi, totalmente. Questa cosa per persone adulte ha un impatto relativamente basso. Per un bambino che sta creando il suo connettoma, che sta imparando a studiare, a riflettere, a organizzare i dati, è completamente diverso. Allora, adesso qui si aprono gli scenari. Diventeremo tutti scemi? O avremo il modem dietro l'orecchio collegato al 6G, non al 5G, per cui saremo sempre collegati in rete? Non avremo più bisogno di imparare? Perché tanto le informazioni saranno ad accesso diretto istantanee. Allora utilizzeremo tutto il nostro cervello per fare link, per fare analisi, correlazioni. Questo vorrebbe dire
che le prossime generazioni dovrebbero fare più logica, più filosofia, no? Più geometria analitica, quindi giocare a scacchi, avere capacità di fare strategie, perché non devono più memorizzare. Questo è un modello, cioè è un'ipotesi, ma questo vuol dire rivoluzionare tutto. Oppure semplicemente stiamo diventando superficiali, non studiamo più in accidenti perché tanto pensiamo di avere sempre l'iPad o il telefonino sotto. Tutto questo, in questo momento, non è stato affrontato. L'ecologia della mente è, come termine generale che abbiamo coniato noi nel libro Prevenire, è un concetto che si rifà proprio alla sostenibilità. Cioè, se tu vivi in un ambiente squilibrato, dove sei abbagliato dall'informazione, l'informazione si propaga più rapidamente di quanto tu possa leggerla. Hai fatica a capire qual è l'informazione filtrata e qual è l'informazione quella, la fake news. È chiaro che il tuo sistema, la tua ecologia della mente è messa a repentaglio. È come dire, il ciclo del rifiuto, la fake news, la CO2 e l'innalzamento dei mari e delle temperature è la quantità di informazione eccessiva che io non riesco a metabolizzare che fa danni. Cioè, c'hai un parallelo, non è sostenibile per la mente come non è sostenibile per il corpo. Questo adesso si comincia a studiare, ma sono forse 36 mesi che si parla un po' di queste cose e probabilmente meritano una grande attenzione. Io non so se hai figli, se hai fratelli piccoli, eccetera, però insomma, io ho mio terzo figlio, cioè 11 anni, come tutti i ragazzi, è un maghetto dell'elettronica, lui passa diverse ore al giorno in media di fronte a dispositivi in cui l'interfaccia non è aptica. Lui c'ha uno schermo touch. Lui gioca con gente di tutto il mondo in diverse lingue, non li vedrà mai, non sa chi sono, non sa che faccia hanno. Ci gioca, si collegano, cioè la socialità è disintermediata dalla fisicità. Ha un impatto questa cosa sulla nostra cognizione. Cosa succederà fra 40 anni non è chiaro. Bene, intanto mi permetto di anticipare che appena sarà possibile ci vedremo tutti a Siena in un evento dal vivo con l'unico strumento tecnologico, sarà una bottiglia di prosecco e qualche bicchiere per socializzare e recuperare ciò che abbiamo perso finora. Chiederei ad Alessandra Moscatelli di fare la prossima domanda. Sì. Salve a tutti, grazie mille professore per la splendida lezione. Vorrei chiederle, lei ha parlato di urbanizzazione, che può essere ovviamente un grande motore per la sostenibilità a livello globale. Ora, secondo lei, quali sono delle soluzioni efficaci per migliorare la sostenibilità delle città? E inoltre, in tema di tecnologia, non sempre le smart city sono città sostenibili, nel senso che comunque il rapporto deve essere basato su uno studio consapevole, una progettazione consapevole. Lei certo. Cosa pensa al riguardo? Penso che questa sia una domanda molto ampia, nel senso che intanto facciamo una premessa. Un conto è creare un modello di smart city negli Stati Uniti, in Giappone, dove ogni tot si abbattono le case e si ricostruiscono, per cui tu certo. Hai una specie di reset su scala di qualche decennio, poi ti prepari e fai una cosa che è molto smart. Un conto è farlo in un paese come l'Italia, dove in realtà tu c'hai l'approccio opposto, no? La casa più antica, più pregiata, io diciamo non ho visto abbattere molto, quindi se penso a una città, io vivo a Genova o a Roma a seconda di dove mi trovo per lavoro, rendere Roma smart o Genova smart è una cosa molto complessa, perché diciamo non sono città propriamente facili, semplici, sono delle città storiche, soprattutto Roma, vai un po' a renderla smart, che appena fai un buco per terra ti compra un tempio. Quindi insomma, intanto c'è un problema di natura proprio tecnica. Allora l'intervento può essere di diversa natura. Se hai la possibilità di fare un disegno from scratch, allora sì, puoi fare una cosa eccezionale, una città libera dai trasporti, completamente digitale, tutta a piste ciclabili, col verde verticale e il verde orizzontale, con un ciclo dell'acqua, dell'energia, insomma, puoi fare una città che sostanzialmente è a impatto zero, con un investimento enorme, con una progettazione enorme. Ti chiedo, in quanti posti del mondo questo è possibile? Dove ci sono gli spazi non ci sono i soldi, dove ci sono i soldi non ci sono gli spazi perché è pieno di attività. Quindi rendi un po' New York smart. Cominciamo ad abbattere l'Empire State Building, che è in classe G, e facciamo un'altra cosa, o il Colosseo, che non è manco in classe di qualsiasi genere. D'altro canto, si possono però fare delle cose di mitigazione.
Allora, io mi accontenterei in questo momento, esperienza personale, sabato scorso dovevo pagare 120 euro per un bollettino da versare al comune dove risiedo, bollettino TD123, quelli normali, vado sul mio home banking, faccio TD123, lo compilo, enter e mi dice il comune non accetta pagamento di questa cosa. Poi ho un'automobile ibrida, mi arriva che non paga il bollo per 5 anni, mi arriva dall'ACI un richiamo con una multa molto salata perché non avrei pagato il bollo del 18. E io scrivo subito, dico scusate, la macchina ibrida è esente da bollo. Non ho avuto risposta ovviamente. Ma dico, ma nel 2021 che tutti parlano di big data per il calcio, per tutto, mi vuoi dire che l'ACI non sa che alla targa di Roberto Cingolani FZ qualcos'altro corrisponde un'automobile ibrida che per legge in questa regione è esente da bollo? Mi hanno mandato un pezzo di carta con la multa portata dal postino. Ho dovuto rispondere. Pensa il tempo, l'inchiostro, tutto. Allora, tra la Smart City e la Decent City, la città decente, già c'è molta differenza. Io mi accontenterei di rendere decente. Allora, programma di digitalizzazione, controllo dei trasporti. Avete visto cosa è successo col Covid, no? Cioè, qui il problema è che abbiamo de degli autobus un po' carretta, sono pochi. Invece io immagino che non potendo fare una città completamente smart, però una linea molto, insomma, degli autobus a basso impatto ambientale, controllo dei parcheggi digitale, tutta la pubblica amministrazione digitalizzata, centrali casomai a biomassa, trigenerazione, un po' di misure potrebbero rendere qualunque città meno impattante. Perché non puoi fare miracoli, però da lavorare c'è. Ma noi qui siamo a molto, molto, molto sotto lo standard minimo, quindi il vero problema credo sia quello. È inutile riempirsi la bocca di smart city quando qua la city non è nemmeno decente, insomma. Parliamoci chiaro. Grazie mille. Prego, prego. Grazie, Francesca Magnolo. Grazie mille, buonasera. Io Buonasera. volevo fare una domanda sull'osservazione che ha fatto sulla dieta vegetale, perché lei ha detto che se tutti oggi sostituissimo le proteine animali con quelle vegetali, ci sarebbero dei problemi logistici, non sarebbe una cosa possibile. Volevo chiederle da che punto di vista lei intendeva che non fosse possibile, se è una questione di consumo di suolo o intendeva anche altri fattori. Allora, prevalentemente è una questione di consumo di suolo perché non ce n'è. E comunque anche andando su crop genomics, no? Quindi diciamo genetica avanzata, biotecnologie o tecnologie genetiche per colture molto intensive, eccetera, hai dei limiti che sono ormai diciamo molto vicini a quelli massimi. Se in un'ipotesi del tutto paradossale decidessimo di non mangiare più carne e tutti diventassimo non vegani ma vegetariani, il problema sarebbe molto serio. Ora, devo dire che io trovo molto interessante l'esperimento che sembra fare un po' ribrezzo, ma se ci pensate non è così tremendo, di queste colture di insetti, che ovviamente sono insetti di coltura, quindi diciamo, mangiano in ambienti totalmente puliti, controllati, non sono insetti che sono diciamo, nelle fogne, che sono ricchissimi di proteine. Ci sono 500.000 specie di insetti in natura, 500.000, che noi non mangiamo, e che però in allevamento non hanno problemi di CO2, sono ovviamente più semplici da allevare, sono molto nutrienti, in condizioni altamente controllate, quindi ripeto, noi pensiamo allo scarafaggio, purtroppo è evocativo, ma se pensate, non so, a delle forme animali tipo i grilli, che sono in bacheche specifiche, tutte assolutamente controllate, non si capisce quale sia la differenza con un gambero. Il gambero lo mangiamo, il grillo no. Ecco, questo io penso che possa essere uno studio interessante, purché ovviamente poi diciamo culturalmente venga accettato, anche inserito ovviamente in un costume sociale che ha a che fare con le tradizioni, con l'arte culinaria e così via. Però vi devo dire una cosa, insomma, in Grecia a Pasqua ogni anno si ammazzano mezzo milione di agnelli per festeggiare la Pasqua, non c'è una famiglia greca che non abbia il suo barbecue con l'agnellino che gira. E io onestamente questa cosa qui non la trovo molto sostenibile. Probabilmente con le garanzie opportune, abituandomi concettualmente, forse farei l'esperimento di animali ad alto, insetti ad alto contenuto proteico, opportunamente preparati e prodotti, esattamente pensando a un gambero, dico, vabbè, è come se mangiassi un gambero, me lo faccio piacere.
ci sono riflessioni che si possono fare. Gli spiragli con cui parlavamo prima, credo con Alessandra, se ricordo bene il nome, Moscatelli, ci sono degli spiragli, però richiedono cambiamento culturale. Grazie. Bene, allora sono prenotati Fabio per domanda e Simona. Quindi mancano 5 minuti alla chiusura del tempo, quindi chiedo di essere abbastanza brevi. Grazie. Sì, allora, visto farti riferimento all'ecologia della mente, no? Ma è una riedizione di quella di Bateson o una cosa completamente diversa? L'ecologia della mente trae da, diciamo, come termine, se vuoi, no? Come neologismo, proviene da quella scuola. Noi adesso l'abbiamo sviluppato per queste questioni di apprendimento, cognizione in maniera specifica, la chiamiamo l'infosfera, no? L'infosfera è l'ecosistema dell'informazione, in cui tu devi creare un'ecologia per la mente, esattamente come nel pianeta devi creare un'ecologia per il corpo. Quindi, diciamo, c'è un parallelo che abbiamo sviluppato. Comunque è ispiratorio, viene da lì, viene da quella scuola. Certo, Ok, grazie. ora ci mancherebbe. Simona. Allora, eccomi qua. La mia domanda è relativamente al fatto dei grilli, piuttosto che a quello delle cicale, eccetera. Io mi domando quanto incida il fattore culturale, no? Quindi noi che veniamo da grandi città, da grandi metropoli, come Milano, ad esempio, io vengo da lì, quando vado in Sardegna e vedo la gente che festeggia Pasqua con l'agnello, mi sembrano tutti greci, no? Poi passa un anno, passano 2 anni, passano 3 anni, io torno per 30 anni in Sardegna e comincio a capire il perché mangiano agnelli. Allora, la domanda mi viene spontanea. Sono io che sono troppo avanti o sono loro che sono troppo indietro? Può essere che l'educazione sia la strada più rapida, la più veloce, però ci vogliono tanti anni. Quale canale utilizzare per arrivare immediatamente all'educazione? Ah, che bello. Allora, guarda, intanto una chiosa. Cioè, secondo me noi comunque abbiamo un contenuto autoctono, no? Diciamo, lì si mangia l'agnello perché casomai è più diffuso, esattamente come in Giappone si mangia più pesce o si mangia più riso, si mangiava più riso in Cina perché in certe zone era diciamo, la cultura principale. Allora, in parte Sapiens, tradizionalmente da millenni, come tutti gli animali, ha cercato di mangiare quello che trovava, no? Quindi si è adattato. E queste tradizioni, che poi diventano tradizioni culturali e sociali, si sono propagate. Non dimentichiamoci che gli americani hanno la steak, no? Il bisteccone, perché da bravi cowboy avevano le mandrie, ogni tanto ammazzavano una vacca e se la facevano a fette. E per loro la bistecca è un po' o l'hamburger, no? Il beefsteak è la cosa tipica. Quindi noi ci siamo adattati, ove possibile. Poi a un certo momento, con i mezzi che hanno aumentato le performance, abbiamo cominciato a scambiarci tutto. E io oggi mangio cinese, mangio giapponese. A Genova o a Roma. Quando io ho vissuto in Cina e ho vissuto in Giappone per un periodo lungo, in Cina più breve, ma ho mangiato di tutto, ho mangiato serpenti, meduse, squali, ho fatto una vera full immersion perché io volevo capire come mai loro mangiassero quelle cose, volevo capire che sensazione desse mangiare questa roba per me esotica. Dopo un po' di volte che le mangiavo, ma alla fine sta tutto di pollo, perché poi stiamo mangiando alla fine carne, insomma. Allora, nel rispetto delle tradizioni che vengono dalla geografia, dalla storia, dai posti, oggi con questa capacità di scambiare tutto in fretta, di trasportare le cose in poche ore da un posto all'altro del mondo, l'unica cosa che puoi fare è che sfrutti la stessa capacità di trasportare le merci per trasportare le informazioni e per spiegare a tutti quanti che c'è un bilancio fra la tradizione e la novità. La tradizione, secondo me, dipende dal fatto che tu sei nato in un posto e hai appreso qualcosa che è proprio nella genetica del posto. La novità dipende dal fatto che, essendo noi nomadi, abbiamo fatto scorrelare le informazioni. Cosa vuoi fare sul piano culturale? Non potendo permettere a tutti, non potendo tutti viaggiare e andare a contaminarsi, puoi far vedere, puoi spiegare. Ma sai, più di quello che facciamo oggi è molto difficile. La scuola ti insegna i fondamenti. Te li dovrebbe insegnare in modo diverso, ma te li insegna. I viaggi, l'esperienza di vita ti fanno vedere le cose, toccarle con mano, se puoi viaggiare, e il resto ci sono gli stanziali e ci sono i nomadi. Io onestamente
in questo momento credo che gli stanziali forse continueranno a mangiare agnello sino all'ultimo giorno della loro vita e i nomadi proveranno di tutto. Sono facce della stessa medaglia. Io personalmente sono sempre stato un po' nomade, però conosco, ho amici, conosco persone che hanno sempre vissuto nello stesso posto, sono legatissime alle loro tradizioni. Non so dirti cosa sia meglio. Allora, siamo alla chiusura del tempo che ci eravamo prefissati, quindi se c'è un'altra domanda abbiamo ancora lo spazio. Ok, allora io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il professor Cingolani di questa interessantissima lezione. Lo ringrazio anche in qualità di co-creatore di questa scuola che oramai va avanti da 3 anni e quindi l'importante contributo che Leonardo, ma anche insieme agli altri partner co-organizzatori come Fondazione Enel, come la Rete delle Università per la Sostenibilità, SDSN Italia, SDSN Mediterranea e Expo Dubai 2020 contribuiscono alla buona realizzazione, alla buona riuscita di questa scuola. Grazie mille a tutti, a chi ci segue dallo streaming, agli studenti che sono collegati con la nostra piattaforma e per quanto riguarda la nostra classe ci sentiamo e ci vediamo giovedì pomeriggio per l'appuntamento con i gruppi di lavoro. Professore, le auguriamo una buona serata e ci sentiamo presto. Grazie mille. Grazie a tutti, Buona serata. Thank you.